Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. E si vede che il mio amico Andrea, Anda 86 Rea 19, ha tanto apprezzato il mio ultimo video intitolato I neri in Italia, e dove c'è il problema appunto di convivere con i migranti, no? I neri in Italia. L'ho apprezzato tanto, tanto, per cui mi ha inviato un articolo molto sostanzioso di come è stata risolta la situazione in Germania per controllare, calmierare il flusso degli extracomunitari, dei neri, insomma, degli stranieri. E mi ha mandato un sorprendente articolo, fatto molto bene, un articolo scritto anche in maniera disinvolta. E io vi lascerò il link di questo prezioso articolo nel riassunto a questo video. Me lo sono letto con tanta attenzione. Cioè, in pratica la Germania ha un sistema fiscale un pochettino più serio del nostro, però per non tirarla troppo per le lunghe, perché tanto voi poi dopo lo potrete leggere voi personalmente l'articolo, va bene, se volete accrescere la vostra conoscenza di ciò che avviene altrove. Per farla breve, in Germania hanno escogitato quello che chiamano un mini job, cioè un piccolo lavoro, diciamo un lavoro part-time, ma è un mini job, un lavoro vero e proprio. Ti danno 420 euro al mese e senza tasse. Cioè, il datore di lavoro ti passa 420 euro. Al datore di lavoro paga soltanto qualcosa per l'assicurazione contro gli infortuni, va bene? Previdenza e insomma, qualcosina in più paga, ma gli costa poco al datore di lavoro. Per questo mini job se lo possono prendere pure le casalinghe, gli studenti e i pensionati, e basta che abbiano un minimo di skill, perché nell'articolo si usa il termine skill per indicare le abilità, avere delle abilità. E certo, con questo sistema hanno messo a posto tantissimi studenti universitari, e tantissimi pensionati, tantissime casalinghe, perché non va a pesare minimamente sulla dichiarazione di redditi. Però c'è un problema che non mi risolve questo articolo fatto bene. È fatto bene perché una gran massa di studenti, di casalinghe, dei pensionati, ora può lavorare con questi 420 euro mensili e senza tasse. Per cui si riduce lo spazio per i forestieri, d'accordo? Però c'è sempre il problema dello skill. La parola skill si ripete nell'articolo, skill, cioè le abilità. Ok, d'accordo, d'accordo, però nell'articolo purtroppo non ho trovato dei riferimenti precisi a quello che io ho detto in tanti video e anche nell'ultimo video intitolato I neri in Italia. E in questo pregiato articolo che mi ha mandato Andrea, And 86 Rea 19, non ho trovato dei riferimenti ai mungitori, e la Germania ce n'ha tanto del latte, fa tanti formaggi, ai mungitori, capito? E a lavori analoghi, non li ho trovati. Questi lavori non credo che li vogliono fare gli studenti tedeschi, le casalinghe tedesche, i pensionati tedeschi, anche se con un mini job di 420 euro esentassi. E questo, cari amici, il problema è sempre questo, perché vabbè che là in Germania non c'hanno arance, pomodori e olive, però c'hanno tante stalle, anche se sono meccanizzate le stalle, però bisogna andare nella stalla a mettere le mungitrici elettriche sotto le mammelle delle mucche. Non lo so chi lo vuol fare sto lavoro. E poi non lo so chi vuole andare a lavorare nelle, nelle, nelle,
che so, nelle miniere o nelle acciaierie, non lo so, non lo so. Il problema è sempre quello, il problema è sempre quello che noi indoeuropei ariani in gran parte ci siamo tirati indietro, capito? Ci siamo tirati indietro. Abbiamo creato dei vuoti e questi vuoti sono stati riempiti dagli extracomunitari e dai neri. Per cui quando noi europei ariani torneremo a riempire i vuoti che abbiamo creato, il problema sarà risolto. Grazie caro amico Andrea, grazie a tutti voi, tanti saluti da Serafino Massoni.